Negli ultimi 5 anni noi abbiamo vissuto una forte criticità e abbiamo anche attaccato frontalmente alcuni commissari perché abbiamo ritenuto che più che fare politiche lungimiranti hanno fatto politiche di ideologia e demonizzando proprio il settore legato all'agricoltura, creando quasi uno scontro fra i cittadini e gli agricoltori, facendo credere che i responsabili dell'inquinamento sia proprio il comparto agricolo, quando è vero esattamente l'opposto. Siccità, siamo alla vigilia dell'estate, quanto è grave la situazione? Cosa ci dobbiamo aspettare? Abbiamo una situazione completamente diversa in base ai territori, dove oggi il nord Italia vive una situazione di criticità, forse per l'eccessiva piovosità con un ritardo per quanto concerne le semine. Tutto ciò che invece riguarda purtroppo alcune regioni del sud, invece la situazione è inversa. C'è un problema di siccità, ci sono alcune filiere che stanno soffrendo in modo particolarmente rilevante, penso alla filiera zootecnica in Sicilia, dove non c'è più disponibilità di fienagione per l'alimentazione del bestiame, penso a quelli che sono i danni che stanno subendo le aziende anche per quanto riguarda il settore cerealicolo e alla coltivazione degli agrumi. Quali sono le soluzioni che voi proponete? La risposta non può che essere quella di una programmazione seria che il nostro Paese deve fare, guardando anche a interventi di medio-lungo periodo. Pensiamo a tutto il tema degli invasi con pompaggio, quindi produzione di energia rinnovabile, ma disponibilità di acqua che viene trattenuta quando c'è un'eccessiva piovosità e contestualmente anche una manutenzione per quanto riguarda i bacini esistenti. In tanti casi sul territorio abbiamo dei bacini che trattengono solo il 30% dell'acqua che potrebbero inglobare proprio perché le manutenzioni non sono state effettuate. Le due misure possono mettere in sicurezza il Paese sia per quanto riguarda il tema appunto legato al dissesto idrogeologico, ma contestualmente nel garantire una disponibilità di acqua per quanto riguarda il settore legato all'ambito agricolo, che vuol dire anche aumentare la capacità produttiva. Lei ieri ha incontrato la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Sappiamo che negli ultimi mesi i temi dell'agricoltura sono stati al centro dei dibattiti e anche le proteste a livello europeo. Cosa è andata a dire alla Presidente della Commissione e candidata per la rielezione? Ma noi abbiamo da un lato apprezzato quello che è stato lo sforzo dall'ultimo anno di lavoro che la Commissione ha effettuato in termini di semplificazione per quanto riguarda i processi legati alla PAC, gli impegni che lei si è presa per quanto concerne, diciamo così, il tema del Nutri-Score, quindi che non appunto sarebbe stato attuato nel suo mandato. Contestualmente lei dice: se sarò nuovamente riconfermata la presidenza della Commissione, anche per i prossimi 5 anni non ci sarà nessun Nutri-Score a livello europeo. Per noi non è sufficiente, nel senso che negli ultimi 5 anni noi abbiamo vissuto una forte criticità e abbiamo anche attaccato frontalmente alcuni commissari perché abbiamo ritenuto che più che fare politiche lungimiranti hanno fatto politiche di ideologia e demonizzando proprio il settore legato all'agricoltura, creando quasi uno scontro fra i cittadini e gli agricoltori, facendo credere che i responsabili dell'inquinamento sia proprio il comparto agricolo, quando è vero esattamente l'opposto. Gli agricoltori sono i manutentori del territorio, l'agricoltura europea è la più sostenibile a livello globale, quella italiana si distingue fra tutti e 27 gli Stati membri, quindi siamo un'eccellenza assoluta e questo l'abbiamo voluto sottolineare alla Presidente von der Leyen, perché più che parlare di ideologia e demonizzare comparti e settori, bisognerebbe utilizzare i dati che ci sono a disposizione per fare scelte consapevoli e rendere l'Europa un continente in grado di poter competere con il resto del mondo, invece che favorire le importazioni di prodotti provenienti da altri paesi e da altri continenti. Però da ultimo lo scontro sull'agrivoltaico ha sembrato riproporre quello che lei dice non esiste come dicotomia, cioè interessi del mondo dell'agricoltura e invece diciamo interesse a combattere il cambiamento climatico. Guardi, le dico con molta trasparenza che
La storia di Coldiretti è l'esempio in termini di attenzione che ci deve essere per preservare il territorio nel quale noi viviamo. Siamo assolutamente favorevoli, ci tengo a sottolinearlo, a qualsiasi forma di energia rinnovabile, quando parliamo di biogas, quando parliamo di biometano, quando parliamo di fotovoltaico sospeso che ci permette comunque di coltivare la superficie agricola, quando parliamo di fotovoltaico sulle coperture delle nostre strutture, dei nostri fabbricati. Riteniamo che un paese come il nostro, che non è autosufficiente nella maggior parte delle filiere produttive, sottrarre ulteriore territorio fertile alla coltivazione, alla lavorazione, nel rendere, nel produrre cibo disponibile per i cittadini, sia un errore di carattere strategico. A tutto questo aggiungiamo che andremo a deturpare la bellezza di un paesaggio che il mondo ci invidia, quindi il ragionamento doveva essere quello di utilizzare tutte quelle che erano le aree dismesse, cosa che mi sembra che nel provvedimento legato al DL Agricoltura questo sia previsto. Abbiamo preservato tutto ciò che riguarda i finanziamenti legati al PNRR, abbiamo creato le condizioni per le quali anche le comunità energetiche potranno essere realizzate e attuate. Quindi se si lavora insieme si trovano delle soluzioni che siano, diciamo così, una risposta significativa sia alle energie rinnovabili, sia un'attenzione legata all'ambiente, ma guardando anche a quelli che sono i bisogni dei comparti e dei settori produttivi.